in collaborazione con Bulenciel, Botalla, Euroconnection, Sparco, Acqua Lauretana. Un minuto al termine, sempre di 2 adesso il vantaggio, 49 a 47, 50 a 48, parte Emanuele Ferrero, colpisce. Colpisce ancora. 30 secondi al termine, sempre 54 a 52. Colpisce. Colpisce Simone Mane. 10 secondi al termine, colpisce, sono 58, 57, 59, 57, finisce, si aggiudica l'incontro per 59 a 58 la coppia dei fratelli Mana del Crolion, quindi Crolion in vantaggio per 2-0, grosse imbocciate. E la colpisce, si porta sul 28-22. Grosso con la sua ultima boccia, la colpisce e si porta sul 28-22 e si aggiudica l'incontro. Il risultato parziale dell'incontro, BRB Ivrea 2, Crolion 2. Matteo Mana, imbocciata per pareggiare l'incontro. Lo colpisce, quindi l'incontro finisce sul 27 pari. Risultato parziale dell'incontro, BRB 3, Crolion 3 per Grail, lo fallisce e resta fermo a 12, quindi punteggio acquisito per Gigi Grattapaglia, lo fallisce e il risultato è di 18 a 12 per Gigi Grattapaglia, parziale dell'incontro, BRB 5, Crolion 3. Jancic, pallino da 5 punti. Fallito, riferma la sua prova a 11. Majorel sul pallino da 5 punti, lo colpisce e si porta sul 26 a 11. Parziale BRB Ivrea 5, Crolion 5. 40 secondi il termine, 37 a 32 per la BRB. 38 a 33, 30 secondi al termine, colpiscono entrambi, Alex colpisce, fallisce invece Duran, notevolmente affaticato, ha superato ormai le tre corsie di vantaggio, quando sono 35 a 42. 3 secondi al termine, tenta ancora la bocciata, dichiarata valida, quindi 44 a 36 per la BRB Ivrea con Alex Bernic contro Duran, parziale dell'incontro BRB 7, Crolion 5. 38 a 37 è in vantaggio di una boggiata il giocatore francese, 39 a 38, 40 a 39, 10 secondi al termine, colpisce il francese, 41 a 40, 41 a 41, dichiarata fallita l'ultima bocciata, quindi risultato che si chiude sul 41 a 41 con la protesta dei francesi perché è stata dichiarata fallita una bocciata sulla linea di corsa.
quindi il risultato parziale dell'incontro resta 8-6. Finisce l'incontro a Terni per 13-0 per la BRB, che si porta sul risultato di 10-6. Si chiude anche l'incontro a Terni con la vittoria della BRB, con la vittoria della Terna della BRB, col punteggio quindi totale che si porta a 12. Si fermano anche gli altri due campi e si va agli spareggi sul pallino. Già lo spareggio per il sorteggio portato, e si va appunto nel cerchio Geris per Crolion. Che entra e realizza il primo punto per la BRB del Cavagnaro, che va in accosto. A costo riesce, 1-1. Adesso si passa alla bocciata sul pallino con Grail. Rincorsa e lo fallisce. Daniele Grosso per la BRB, bocciata sul pallino. Rincorsa di Daniele. Fallisce anche lui il pallino. Simone Mane che va in accosto per andare sul cerchio, boccia che gli scappa lunga, 0 anche per lui. Carlo Bellabene in accosto sul pallino, boccia che riesce, entra nel cerchio. Matteo Mana in bocciato sul pallino. Lo colpisce, 2-2. Alla volta di Jancic sul risultato di 2-2, andare in bocciata sul pallino. Lo fallisce, Amar in accosto per Crolion. Gioca il francese. Costo che riesce e Crolion si porta in vantaggio per 3-2 per la BRB. Adesso in accosto De Regibus sul cerchio, boccia che per un pelo entra e quindi si porta sul 3-3. Nella volta dell'ultima serie sul pallino, Majorel imbocciata sul pallino, lo fallisce. Ferrero imbocciata, l'ultima della serie sul pallino, che può decretare la vittoria. Lo colpisce, incredibile, Emanuele Ferrero colpisce il pallino e la BRB si aggiudica l'incontro per degli spareggi per 4-3.
con la vittoria della BRB Ivrea sul Clorion negli spareggi sui pallini per 4-3, la BRB Ivrea passa ai quarti di finale. Vediamo adesso i risultati delle altre partite. Accedono ai quarti di finale la BRB Ivrea, il Balaruk, il BK Zabice e il BK Pula. Quarti di finale con gara d'andata che si giocherà il 18 maggio 2019 e gara di ritorno il 1 giugno 2019. Questi gli accoppiamenti: Pula San Vulvas, BRB Ivrea La Perosina, Zabice Istra Porec, Trata Balaruk. In collaborazione con Bulenciel, Botalla, Euroconnection, Sparco, Acqua Lauretana.